truccatrice, truccatrice. Iniziamo, siamo calmi. Iniziamo con calma. Parliamo uno alla volta. Io, perché mi stai parlando sopra? Cazzo, Fabio presenta. Sì. Fabio presente, ecco. Fabio presente. Io sono Iago, presente. Piace. Valerio presente. Valerio presente. Iago presente. Presente. Mirko è quello che rimane. La telecamera non è praticamente che rimane mezz'aria accesa, di cui purtroppo. Possiamo dire che per la prima volta siamo tutti e quattro i fondatori dei viaggi. Più ospiti speciali. Più special guest internazionale. Purtroppo adesso ci hanno anticipati. Noi volevamo. Sono andati dentro. Puntata numero 14. Benvenuti. Come direbbero su internet, su P2P, S stagione 02 e P01, quindi stagione 2 episodio primo e... Rocchettine. Ecco. Ingegnere, cosa ci può dire di queste torriote? Le torri? Ah. Anzitutto sono torri. Beh, ecco. Siamo a Torri in Sabina. Esatto. E quindi le torri ce stanno. Ce stanno. Stanno. Guarda, ce n'è una lì. Una lì. No, quella è Rocchette. Quella invece è Rocchette. Quella è Rocchette, esatto. Dopo andiamo al Borgo Nuovo. Aspetta, facciamo con la bandiera della Turchia. No, non è la bandiera della Turchia. Bandiera rossa. No, non facciamo politica. Non cantare. L'ultima volta che ci sono provato e fanno rosso culo. Andiamo, amici, verso le strade che si inerpicano per questo paesino. Ed eccoci noi veri Sabini che raggiungiamo questi posti con una macchina tedesca e una americana. Cazzo, infatti. Esattamente. Che cos'era? Oltre ad essere un monnezzaio adesso. Dall'altro di giù c'è un bel sentiero. Sì, lui intende dire lì giù e poi sì, gira per di là. Non c'è culo per andarci, però sembra il sentiero dei morti viventi che tornano. Ah, che tornano, non stanno fermi quindi, eh. Ma guarda che se stanno fermi, va bene, se si muovono. Sono morti viventi, si muovono. Ah, beh, allora che okay. Questo è l'accesso. Erano morti morti e si muovevano, soprattutto non erano nemmeno andati. Tornavano, era un sentiero dei morti viventi che torna. Esatto. Questi sono ragionamenti che veramente rendono. Ecco la nostra prima, la special guest. Ho finito il rullino, ti chiamiamo. Che hai fatto? Ho finito il rullino. Povera Simone. E ha fatto tutte foto uguali, no? No. Certo. No, ha fatto la brucia. Ha fatto la torre 30 foto. La brucia. Esatto. Un rullino per la torre. C'è la Giusy. Ma non da diverse angolazioni. Presentati almeno ai nostri spettatori. Piacere, io sono Simona. Davvero? Vieni qui, dove vai? Scappata. Non scappare! Questa è l'entrata e questa è un'altra special guest. Presentati! Ciao Maria Grazia! La cugina te? Simona, sì! E poi c'è pure Lord Giulio Nobile lì su. Presentati! Soprattutto non mi chi? Ah, bello! Tutto 30 euro poca figa! Giambo, giambo! Siete proprio razzisti, che schifo! Perché? Ti hai vendendo in giro giambo, giambo! Questo giambo, cos'era, giambo. Ingegnere? Una casa! Sì, bello. Questa è la porta, questi sei stipidi! Ti può darsi! Beh, per l'ingegnere è facile molto caro! Sembra un paese! Uno il nostro fotografo ufficiale che fa la foto, c'è da dietro. C'è anche un filo, guardate, c'è un filo. Filo di ferro. È stagionato perché siete dal culo. Sì, si vede proprio. Tu ci avevo lasciato l'ultimo dei Moicani, tipo. Non c'è più. Quello serviva la parafulmine, era lo stagno portante quello. Lo stagno portante. Guardate intanto. Ma molto è che serve. È tutto quanto immerso nel verde, lì c'è una casa nascosta. Eccola qui. Chissà chi ci abita dentro. Non per niente, penso nessuno. Guardate su, c'è altra gente. Oh, ecco un'altra special guest. Riaffacciati. Se volessimo vedere tu. Giù, sì, affacciati a balconata. Le sterpaglie. Tanto la pietra non brucia. La pietra non brucia, esatto. La pietra non brucia. Però si liquefa. Si liquefa. Ma si liquefeggia. Ma qua siamo tanti a fare mattina di foto. Sì. Siamo più sì, però io sono l'ufficiale. Potresti l'ufficiale delle regole. C'è il nostro rappresentante internazionale. Ma la piandi del naso sopra i muracetti, porca trota. Ma che sei in treno? Abbiamo praticamente. Oh, la special guest, ora vieni qui. Eccola, un'altra special guest. Tre ospiti in una puntata, mai successo. Presentati. Giusy, dalla Basilicata. Dalla Basilicata, fratelli. Dalla Basilicata. Vedi? Non sai contare come tre ospiti. Allora. Se te ne trovo un'altra uffa, quanto mi dai?
Sei giusto, sono 4. Ah, isso. Allora, signori, se praticamente noi abbiamo portato qui 3 ospiti. Se ecco, se ci sarà l'annuncio di 3 persone scomparse, noi non ne sappiamo nulla. Notare intanto le loro facce, come dire, basite. E saluta con questo andare di polso proprio. Eh beh, giustamente. Oh. E ora tra l'altro notare che l'unica cosa che è intatta è la chiesa. Ci fanno la messa. Sino che scalla tutta. No, purella. Un bar dei cazzi. Ci fanno la messa dentro. Guardate lo stemma pure. Sì, sì. Ma si sa, se una cosa che genera soldi viene mantenuta. Guardate qui che roba. Sono le 11, ora danno a messa. Andiamo a vedere Jacopo. 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 Come mi chiamo in paese? Jacopo o Jacopo? Jacopo. Ma chissà se incontriamo qualcun altro che dice da questo paese. Eccone uno! È un turista straniero, attenzione, lei è straniero, vero? È un'altra special guest. Lei è straniero, da dove viene? Sta di? Che si dito lì? Che ti si dito? Che ti si dito? No, non mi sono detto. Presentati ai nostri telespettatori. Io sono Lord. Giulio. Fregate. Fregna. Fregna. Ah, buono. E, sono venuto in veste di accompagnatore. Autista. Autista. E ufficiale gentiluomo, tra l'altro. Ufficiale gentiluomo. Fotografo professionista con una macchina fotografica vera. Questa qua sono 7 stipendi di un comune mortale, invece lui, giustamente, se lo può permettere. Infatti. Ora, se Jacopo ci sale. Ci sale dove? Se Jacopo allora, ci sale. Fin qui tutto. Ci illustri, illustrissimo, ci illustri. Allora, un cadavere alla mia destra. Non è vero, cazzaro. No, un cadavere di una casa, un rudere. Ah, un cadavere edile, diciamo. Edile, esatto. Edile. Edile. Edile le cose, però. Io ho detto tutto. Bene, sarebbe carino poter attraversare, però. Tao, tao. Guardate quanti siamo oggi, non c'entriamo più nei nostri siti. Bravi! Pensate che siamo noti muniti di ben 2 curri cucuru oggi. Oh, addirittura 2, perché ci faceva più fashion. Perché tu hai sbagliato che uomini, no? Ah, fregate. Nick lo sa bene cos'è un curri cucuru. Una macchina. Bravo. Hai visto? Non è pericoloso. Seguiamo il nostro intrepido esploratore sotterraneo. Che si inerpica per codesta casa tutta quanta sbracellata. Guarda qua. Intanto la questione si fa piuttosto fashion. Jacopo sta distruggendo la scala, no, stai attento. No, non c'è niente. Ecco anche Vale. A parte forse quella che scende deve essere una cantina una volta, sicuramente una. Quella sì, una cantina. Carino, sì. Guardate qui. Qua se sta freschi d'estate, raga. Consiglio mio, venite qua, buttate la copertina. Ecco, messaggio promozionale, venite tutti quanti a rocchette. Bu! Bu il busetto! Ma quella è la magliana. Magliana, bucchinata. Magliana, bucchinata. La magliana. Ma che cazzo è stata qui? Quando vediamo, si sta specializzando nelle foto con questa signora. Se c'è la magliana Sabina, perché non ci può essere la magliana? La magliana Sabina. Ah, beh, giustamente. Giustamente. Oh, questo qui sembra molto carino. Com'è, abitabile? Sì. Che avevo occupato? Ah, ma la fa un tetto, quasi della prima. Giù, fa male in braccio con questa trota. Cambia il cameraman qui. Cambia il cameraman, siccome la mia morto. Guarda dove cazzo andate. Amici, ci nettichiamo per di qua. Quali segreti si nascondono dietro codeste cose? Codeste cose. Guardate qui. Un Vespasiano. No, c'è un imperatore romano, fammi vedere. Ma è tanto che non ne vedevo uno. Sì, lo. Guarda quanto è bella questa, c'è pure scritto Forza Roma. Guarda, riletta in chiave moderna. Guardate qua che roba. Non inquadrare mai per terra. Perché? Perché è brutto. Che bello. Guarda qua. Questa viene utilizzata da giovani in cerca di. Ah, questa era a 3 piani più piano terra. Qua. Non lo so, guarda, fammi contare uno qua, questo e quello sopra, 4 e
1, 2, Mirko, scusa, fammi ricontare un po'. Allora, qua c'è stato. Dove cazzo stai? Mirko, non morire. Mirko, dove vai? Non morire. Allora, ne sta uno sotto. Perfetto, piano terra. No, non è questo, è quello, è più basso. Sono due livelli. Non conta niente. Devo venire là, insomma. Guarda se devo morire. Ragazzi, se muoio, fatemi una tomba. Te lasciamo qua. Aspetta. Oddio. Oddio. Aspetta. Passo la fotocamera che vado sotto. Non fate scherzi. Ma adesso mi sembra rito. Tiè. Vada Mirko, vada. Leggi i miei occhiali. Queste sono scritte risalenti sicuramente al secolo dell'abbandono. Oh, sono molto. Sono molto un linguaggio. Uno, due e tre. Bravo. Ovviamente si parla latino, guardate, più la.